Buonasera a tutti amici ed amiche di InterWeA. Prima di iniziare con il punto di giornata, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, due passi molto importanti per la crescita del canale. Oggi solo notizie negative purtroppo, con infortuni, giocatori e obiettivi di mercato che sfumano. Partiamo prima dalla notizia principale di giornata, che è quella su Romelu Lukaku. Altro infortunio per Lukaku. Infiammazione al ginocchio, salterà sicuramente la partita di domani di Coppa Italia contro il Parma e in dubbio anche per la partita di sabato contro l'Hellas. Ormai sono tanti i problemi che ha avuto Lukaku durante questa prima parte di stagione. L'Inter sta iniziando a ragionare in maniera pesante sul possibile rinnovo di prestito per la prossima stagione. Al momento Lukaku non sta dando le garanzie che i dirigenti, anche Inzaghi, chiedevano. E allora io qui vi voglio fare una provocazione che prendo dal sommo signora Max. Thuram, no? L'Inter e i dirigenti fanno sapere che è un obiettivo per giugno, però viste le condizioni di Lukaku, visto comunque le condizioni di Correa, viste anche comunque le condizioni di Dzeko, che è impensabile che possa reggere come l'anno scorso per tutta la stagione, non sarebbe il caso di andare a prendere Thuram, di sborsare i 10 milioni di euro e di stare un po' al sicuro per questa seconda parte di stagione, visto che magari fino a gennaio si poteva pensare che Lukaku, una volta rientrato, sarebbe stato subito al top, però oggi purtroppo è arrivata quest'altra brutta notizia. Si dice che l'infortunio l'aveva avuto subito dopo la partita contro il Napoli e per questo che contro il Monza non era partito dall'inizio. Poi quando è entrato in campo, peggio che andare di notte, visto che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Thuram lo prendi adesso, fai un sacrificio, sborsi 10 milioni di euro, altrimenti a giugno diventa davvero difficile. Poi c'è da capire anche la volontà del giocatore, chiaramente, se fare altri 6 mesi in Germania, aspettare magari qualche offerta più importante a giugno, oppure cambiare subito aria, subito motivazioni e venire all'Inter da gennaio. Secondo me i dirigenti stanno iniziando a fare delle riflessioni importanti, no? Questo stop di Lukaku, ragazzi, lo richiede delle diciamo riflessioni. Poi c'è un'altra notizia di giornata, un altro infortunio. Forse questa è una notizia positiva. Ora sicuramente gli amanti di Handanovic mi criticheranno, no? Scherzi a parte. Risentimento muscolare al soleo per Handanovic, c'è stato il comunicato ufficiale da parte dell'Inter, una settimana di stop minima, però vabbè, questo è il meno dei problemi che l'Inter ha ad oggi, visto che ormai il titolare è Onana, magari domani poteva riposare, Onana si poteva fare un po' di turnover in porta, anzi Handanovic fino a questa mattina, prima dell'uscita della notizia, era dato in vantaggio su Onana, però c'è stato questo piccolo infortunio anche per lui. A proposito della partita di domani, ci saranno tanti cambi di formazione. Onana importa perché Handanovic è infortunato, come appena detto. In difesa dovrebbe rientrare De Vrij al posto di Acerbi, dovrebbe essere l'occasione dal primo minuto anche per D'Ambrosio, confermato Skriniar sulle fasce, occasione importantissima, seppur Coppa Italia contro il Parma per Gosens. Dumfries dall'altra parte per riscattarsi dall'autogol di sabato sera. A centrocampo ne abbiamo tre ragazzi, perché Calhanoglu e Barella non saranno convocati per la partita di domani. Brozovic è ancora infortunato, ma comunque lui è squalificato, quindi non avrebbe giocato lo stesso. Ce ne rimangono tre: Aslani, Gagliardini e Mkhitaryan. Questo sarà il centrocampo di domani. Chissà che domani sarà l'occasione giusta per vedere qualche giocatore della primavera impiegato oppure qualche esperimento. Io è da inizio stagione che richiedo l'inserimento di Di Marco come mezzala e di Gosens sulla fascia sinistra. Chissà che magari domani Inzaghi, che è un po' restio a inserire i giovani, e me, magari può almeno fare questo cambio, questa innovazione tattica. In avanti dovrebbe riposare Dzeko con Lautaro Martinez e Correa dal primo minuto. Per oggi perché una giornata negativa, ragazzi? È una giornata negativa anche per questo, perché sfuma un obiettivo di mercato dell'Inter.
Sfuma Alcaraz che va in Premier, 14 milioni di euro nelle casse del Racing. E io qui mi chiedo a cosa siano serviti i buoni rapporti con il Racing costruiti in questi ultimi 2 anni. L'Inter aveva anche la possibilità di inserire nella trattativa Colidio. Comunque il prezzo è un prezzo super onesto, visto che tanto il giocatore nel giro di 1 o 2 anni sicuramente vedrà ora schizzata la sua valutazione. Ora l'Inter l'anno prossimo, che perderà sicuramente Gagliardini a zero, lo dovrà sostituire. Quale occasione migliore era quella di prendere Alcaraz dal Racing per soli 14 milioni di euro? Invece, cosa si farà a giugno? Potete prendere carta e penna, ragazzi, e scriverlo. Si andrà a prendere un profilo alla Mkhitaryan, quindi si andrà a prendere un parametro zero. Dovrai dargli 5 milioni di euro di ingaggio, 4 milioni di euro al procuratore. Per un giocatore che al massimo ti può rendere 2 anni, anziché prendere un giovane, puntarci e magari dargli anche meno soldi di ingaggio. Però purtroppo questa è la politica più che societaria, dico dirigenziale. Detto questo, allora noi ragazzi ci vediamo domani sera dalle ore 20:45 con la live reaction sia su Twitch che su YouTube. Vi ricordo di lasciare un bel like al video, di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella. Ciao.